Che sì, tutta settimana a rompere i coglioni sul ritardo di che sì, che anche a me nella vita è capitato di arrivare in ritardo. Se fa doppietta e vinciamo il derby, prima insulto Franco Ordine e poi insulto anche Pelle Gatti. Popolo rossonero, amici di YouTube, benvenuti alla casa del benzinero, raga. Iscrivetevi al canale. Campanella di aggiornamenti, mi raccomando, pollice in su per il benzinero, non dimenticatevelo mai che è fondamentale. Ricordo come tutti i giovedì l'appuntamento degli appuntamenti, oggi è sul mio canale, ore 21:30, sempre Milan, ci saremo io e Self Sport. Raga, si avvicina il derby, inizialmente si è avvicinato male perché ci ha menato su un paio di minchia sulla storia di che sì, che io dico sì, poteva essere molto più professionale, ma se la società non l'ha sbattuto in tribuna è perché magari ci si è messo anche d'accordo con loro. Se l'allenatore lo farà giocare invece di non convocarlo è perché probabilmente erano già tutti d'accordo, quindi non rompete il cazzo, Franco Ordine. E per le gatti, che eravate tristi, uno ha detto una cosa, l'altro ne ha detto un'altra. Va bene, comunque ci si avvicina al derby, il derby che è la nostra partita, la partita dei tifosi, dove io sarò allo stadio a vedermela, a gustarmela. Perché lasciando perdere il peso che questa partita ha all'interno della classifica, questa è la partita tra le due squadre di Milano. Questo è il derby e il derby non si gioca, si vince. Assolutamente non mi va bene neanche il pareggio, perché a sto punto, per questioni di classifica, noi dobbiamo giocare alla morte. Quello che mi piace è che il nostro allenatore sta provando anche altre soluzioni fino a sabato, poi deciderà. E la cosa mi piace perché vedere uno che si fossilizza sempre con la stessa formazione e non prova a modificare le sue idee, a me non piace. Invece il nostro allenatore prima ha provato Leao con Kessié dietro alle punte, Salamaker o Messia. Ma questo io l'avevo già visto comunque nella precedente partita dove ha giocato Kessié, che ha fatto due peperoni. Ma oggi ha fatto una cosa incredibile. Ha provato Leao Kessié ante Rebic. Un folle? Secondo me, cioè a me personalmente la cosa intriga parecchio. Non la vedo una pazzia. È giusto provarlo nel derby? È questo, raga, questo non lo so, però il grande allenatore picchia fuori la genialata nel momento del bisogno. Io ci proverei ante uno che torna anche in fase difensiva e comunque è sotto gli occhi di tutti. Noi sulla fascia sinistra con Leao e Theo Hernandez spingiamo come delle mucche. Dall'altra parte sulla destra facciamo fatica sia con Salamaker che con Messias, perché Salamaker è molto difensivo, in fase offensiva fa poco, e mentre Messias è molto offensivo e in fase difensiva fa poco, mentre Ante Rebic riesce a fare alla grande tutte e due le fasi. Quindi questo esperimento a me stuzzica, mi stuzzica il palato. Rischio unico è bruciarsi Diaz, ma questo a Diaz deve servire come stimolo, perché comunque sarà un uomo che servirà nell'arco della partita per far riposare Leao, o per far riposare Kessié, o per far riposare Ante Rebic. In qualche maniera comunque è un giocatore importante, come sarà importante Messias, come sarà importante Salamaker. È giusto che il Milan e il nostro mister Stefano Pioli le prova tutte. Il profumo del derby è sempre più imminente, quindi raga, sempre Forza Milan. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo stasera in live. Sempre Forza Milan.